Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo canale. Oggi ragazzi siamo qui per il pagellone di tutti i piloti, tutti i team piloti, il pagellone del mondiale di Formula 1 2020. Innanzitutto ragazzi, fatevi sapere la vostra in un commento e dare tutti i voti a tutti i piloti, a tutti i team del mondiale Formula 1 2020. Questi qua sono i miei, nei commenti sbarazzatevi tutto quello che ho detto e fate le vostre pagelle, il vostro pagellone e niente. Possiamo iniziare. Ma la mia mente è stata molto intenso con il calendario, condensato anche a causa del Covid, ovviamente. Qua ragazzi ho tutti i voti, quindi sono potuto tirare apposta per questo. È molto emozionante. Tutti i protagonisti di questo campionato. Nel dare appuntamento al 2021, ecco i promossi e i bocciati di quest'anno. Partiamo subito con la Williams, con i due bretagnesi, due grandi, due della Gran Bretagna, due inglesi, Russell e Latifi. Iniziamo con Russell. Allora, Russell, interessante, ho dato una media di 8,5. Ho dato 8,5 a Russell. E voi dite che sei pazzo? Non sono pazzo, non sono pazzo. Non sono pazzo perché no, perché Yusher per me è un grandissimo pilota. Alla Mercedes l'ho visto che l'ha anche scosso, si è messa a piangere, ma ha un buon potenziale. È arrivato una volta, mi pare anche sesto, una volta quinto con la Mercedes, ha un buonissimo potenziale. Mentre Latifi, ho dato 5,3. Latifi, ragazzi, purtroppo non è un pilota da Formula 1 per me, perché non mi piace per niente come pilota la sua macchina, diciamo. 5,3. Media voto alla Williams, al team Williams, ho dato 4,8. Adesso vi spiego, non è che ho dato 8,5 a Russell e 5,3 a Latifi, vuol dire che alla media del 7, no, perché il team e la macchina è stata pessima, perché infatti Russell e Latifi, massimo Russell è arrivato due volte, una volta quinto e una volta sesto, ma non con la Williams, quella volta che è arrivato quinto, quella volta che è arrivato quinto è arrivato con la Mercedes, l'ultima, nella ultima o penultima gara, quando non c'era Hamilton, però il team è pessimo, qui ho dato 4,8. Williams bocciata, però Russell scambiandosi di macchina potrebbe fare qualcosa di interessante. La Haas con Grosjean e Magnussen. Allora, Grosjean voto 5,7. Allora, buon Grosjean. L'altro anno era molto più scarso, oggi l'ho visto, quest'anno l'ho visto molto più forte, però non raggiunge la sufficienza anche per quello spauracchio là che è successo della macchina che è andata a fuoco. Veramente per un soffio si è salvato, sono molto contento, però non mi sento di dare un voto positivo. 5,7 con la personalità che comunque si può crescere. Magnussen ancora peggio, da un 5,2, addirittura peggio di Latifi, un millesimo e mezzo peggio di Latifi. Io lo darei addirittura non pervenuto, lo volevo dare. 5 anche troppo, 5. Però diciamo che in confronto a Grosjean è stato pessimo perché Davide Valsecchi a Grosjean da un 5 come preparatore di Grosjean. A Magnussen un 4. Grosjean ha preso 3,6 e un 5. Magnussen ha preso 2,6, un 5 e un 4. Quindi sicuramente ho abbassato sicuramente il voto. Però che devo dare? Non è pervenuto, diciamo, Grosjean. Comunque, 5,2 del voto a Magnussen. I due insieme, anzi il team Haas, media voto, USA America, quindi media voto ha dato un 5. Ho dato più della Williams. Sì, qualcosa di più, ma niente di che.
Comunque molto male, comunque l'AS. Non me l'aspettavo così scarsa l'AS. Passiamo all'Alfa Romeo. Passiamo all'Alfa Romeo con Giovinazzi e Raikkonen. Giovinazzi voto 6,8. E voi qua dite, che è successo? È morto uno. No, sono stato molto molto bravo. Ho dato 6,8 a Giovinazzi perché uno che non si fanno dare tutti che comunque lo snobbano. Eppure ragazzi a me piace questo Giovinazzi. A me piace molto. Ho dato anche più di Raikkonen, già ve lo dico, Raikkonen è molto più basso, a Raikkonen l'ho dato. Giovinazzi è giovane, raga, è giovanissimo Giovinazzi. Quindi io ho dato un voto molto molto buono, perché comunque si è impegnato, ha fatto anche più di Raikkonen, è arrivato il più basso, ha fatto quei circuiti che poteva fare con l'Alfa Romeo, che è una macchina per niente forte, tutt'altro che forte. Io ho dato quel voto e mi sento anche fiero. Lo dico, lo faccio vedere, faccio vedere anche quanti anni ha Giovinazzi. Vediamo, Giovinazzi età. Da 27 anni, sono pochissimi per un pilota. Sono pochissimi per un del 93. Anche la Tifi, però la Tifi non mi ha fatto vedere niente, sinceramente la Tifi. Ha fatto vedere proprio niente, ha fatto vedere. Raga, mi ha fatto vedere poco la Tifi, ha fatto vedere, sinceramente. Pensavo qualcosa di più alla Tifi. Speravo qualcosa di più. Quindi io ragazzi ho dato quel voto, ho dato alla Tifi, perché ci credo, anche Verstappen avrà una grandissima sorpresa perché ha 23 anni Verstappen. Quindi anche lui avrà una grandissima sorpresa. Quindi torniamo a noi ragazzi, non sconcentriamoci. Comunque non sconcentriamoci su quello che è il nostro obiettivo. 6,8 a Antonio Giovinazzi. 6,1 a Raikkonen. Sì, perché sì. Che vi devo dire? Sì. Perché comunque ho dato un voto più basso, l'avevo detto. Mi è piaciuto molto di più Giovinazzi, anche se Raikkonen è arrivato un pizzico prima. Ma le gare sono state migliori sicuramente quelle di Giovinazzi. 6,1 voto Alfa Romeo del team, 5,7 ho dato leggermente di più delle LAS, non mi è comunque piaciuto per niente Alfa Romeo, però vicino al 6 sicuramente molto molto meglio. Sicuramente molto meglio Alfa Tauri. Alfa Tauri con Kvyat e Gasly. Voto a Kvyat 6,2. Sì, 6,2 l'ho voluta premiare, sono sincero. Bella macchina. Macchina che inizialmente mi ha deluso perché doveva essere deludente, poi si è ripresa in un modo incredibile. Grande Kvyat, bravo Kvyat. Sufficienza è 2 millesimi di voto in più. Passiamo a Gasly 8,7, ha vinto un gran premio e già fa la lunga questo qui. Ha vinto un gran premio e già dovrebbe avere 8 e ho messo quel 7 in più. Media voto Alfa Tauri del team 8,2 per essere un team che non vince niente. Ha vinto un gran premio Gasly, Kvyat ha fatto il suo 8,2 del team io l'ho messo. Un team che non è niente che ho fatto la Ferrari 1000 volte meglio quest'anno. Renault. Ocon e Ricciardo, Ocon voto 6,6. Molto molto bravo Ocon, che devo dire? Mi è piaciuto. Che sono sorpreso? Pensavo meglio? No, sinceramente per Ocon non pensavo meglio. Ricciardo voto 8. Anche lui si porta a casa una terza posizione, una seconda posizione. Cosa devo fare? Che gli devo mettere? 6? Gli metto 8. Voto Renault dal team. Ho dato molto molto di meno sicuramente. 6,6. Mi è piaciuta. Però 6,6
speravo e volevo soprattutto qualcosa di più da Renault, perché lì ha gli attributi e certe cose sono molto bravi. Sono. Andiamo alla McLaren con Norris e Sainz. Norris, voto 7. Giovanissimo anche Norris, veramente clamoroso. 7, se lo merita, arriva sempre in quella quinta, sesta posizione. Sainz, qualcosa di più, molto di più. 7,8. Ho voluto premiarlo. McLaren, media voto del team 7,5, 7,5. Bel team che è arrivato, mi pare, terzo, è arrivato, o quarto, tra 10, quasi podio, non è malissimo, andiamo a vedere. Racing Point, una macchina pazzesca, Stroll e Perez, Stroll ho dato un bel 6,3, a Perez ho dato 9,5, pesantissimo Perez, momenti più difficili, Racing Point, Perez saluta Racing Point con un punteggio clamoroso perché... Cioè, veramente pazzesco, raga, molto molto bravo. Media voto Racing Point del team 8,7. Veramente. Fino a lei che conduce le danze. Passiamo alla Red Bull con Albon e Verstappen. Albon voto 5. E che dici, sei pazzo? No, non sono pazzo perché Albon mi ha deluso. Era iniziato molto bene, poi è finito malissimo, ha finito. Strano che do 5, vero? Invece do 5. Perché ha finito malissimo proprio, ha finito. Doveva essere una sorpresa, doveva essere. Uno giovane, invece mi ha deluso in una maniera incredibile all'ultimo. Non do sufficienza, mi spiace. Do 5. Verstappen voto 8,7. Do di meno di Perez perché Perez è un dir... Il comportamento Verstappen è un dilettante, eppure Perez ha fatto quello che ha fatto. Bravo Verstappen, comunque ha vinto due Gran Premi, non devo dirgli niente. E niente, voto medio alla Red Bull 8 al team eccellente. Ferrari, Vettel e Leclerc. Vettel voto 5. Raga, che dovuto, cioè 2,4 e 2,6 gli ho messo nella media dovuto a tutti i piloti della macchina. 2,4 e 2,6 alla fine la media è voluto 4,8. Ho dato 5 alla fine. Ho dato, cioè, male, 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 veramente. Malissimo Vettel quest'anno. Ha chiuso con una terza posizione, mi pare, ma basta. Di più non ha fatto. Di più. Leclerc ho dato un bel 7,5. Leclerc ha due, un 6, un 9, un 7, un 8. Alla fine la media veniva 7,5. Molto molto bravo. Ferrari, media voto totale, ho dato 4,3, la peggiore di tutte. E la peggiore di tutte ho dato la Ferrari. Non può presentarsi così ad un mondiale. La Ferrari ci avete disonorato quest'anno, sapete? Ci avete veramente disonorato. Cioè, per essere la Ferrari fa schifo. Però purtroppo dare questo punteggio alla Ferrari del team. Perché un team che ha vinto, quanti mondiali abbiamo vinto? Cioè, Schumacher ne ha vinto un botto. Cioè, io boh, cioè, Senna ne ha vinti 3, Schumacher ne ha vinti quante? 7. Non posso, presentarmi con questa formazione qua e un Vettel che mi prende 5, 4,2. Ho dato più alla Williams perché la Williams è molto più scarsa, eppure ha fatto risultati. Ha fatto risultati. Cioè, la Ferrari è arrivata quinta. Quinta è arrivata la Ferrari. Quinta nella classifica. Manco terza è arrivata. Manco seconda. Quinta è arrivata. Manco quarta. Cioè, la McLaren l'ha superata. Cioè, ha fatto veramente schifo quest'anno. Quinta su 10 è pochissimo perché se poi vedete altre scuderie dietro sono scarsissime, ma perlomeno dove va? Cioè, quindi veramente 4,2 per essere la Ferrari ha sgarato e io quasi 3 volevo dare, quasi 3. Prima andiamo con la Mercedes Bottas e Hamilton. Bottas 5,5. Calmi, calmi e calmi. Bottas, ragazzi, è un fenomeno. È un fenomeno, ma non mi ha dato quello che dovevo. Ha vinto soltanto un gran premio. L'ultima gara è arrivato sempre sesto, settimo, che per la Mercedes e per Bottas non va per niente bene. Mi ha deluso, posso dirlo. Ma tanto anche. Non pensavo. Per niente proprio, non pensavo. Che mi deludeva così, Bottas. Ha fatto veramente schifo. Non do neanche la sufficienza. Do un minimo 5,5. Do. Però Hamilton mi delizia. Con il miglior pilota
Dopo Perez 9,5, Hamilton 9,7, 3,10 e un 9, alla fine non gli danno il 10 per quel 9 di Carlo Vanzini. 9,7 in media Mercedes in totale, il team che ha vinto il team Mercedes, il mondiale dei team, 9,7 anch'esso, clamoroso. La Mercedes anche quest'anno si merita di essere il migliore team, ma anche merita, si merita di essere il miglior pilota di vincere un altro mondiale, perché veramente fate un applauso veramente, fate un applauso a questo clamoroso pilota, ma anche a questo team speciale, la Mercedes, 9,7 come media voto. Fatemi sapere la vostra in un commento, questi qua erano i miei voti, ditemi la vostra, dura 15 minuti, taglierò questo video. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, sempre forza Ferrari, speriamo che il prossimo anno, sono stato cattivo, mi spiace raga, ma abbiamo fatto schifo, giusto così, ciao raga.